Sapete che anche secondo me segna Cuadrado? Sono d'accordo. Secondo me oggi segna Cuadrado. Eh sì, ha proprio segnato Cuadrado, ha fatto una partita indimenticabile, ha giocato proprio bene, sì. Dai ragazzi, passate in descrizione, che c'è il link per scaricare gratis numero 10, che ho fatto uscire dei video, degli articoli, in esclusiva, e andatevi a recuperare anche tutti questi contenuti che non trovate sul canale. Iniziato in questo istante. Sì, Juve aggressiva, recupera il pallone, e poi va in avanti con Rabiot. E riparte la Juve, contropiede. Superiorità numerica, Kostic, per Milik, di prima, da Cuadrado. Andate a riempire l'area di rigore, ragazzi. Kostic di destro, la svirgola, Milik. Aggressiva però la Juve fino adesso. Recupera anche Danilo e riparte la Juventus in contropiede. Rabiot, la recupera ancora Rabiot. La Juventus non molla e attacca. Cuadrado. La sua posizione, Cuadrado lo tiene ottimamente Theo Hernandez. DAZN mi ha scritto, hai problemi a guardare questo video? No, per ora no, però... DAZN, ti prego, togli questo messaggio che mi sta preoccupando. Sì, Rabiot è seriamente il miglior centrocampista per il momento. Mamma mia, bisogna proprio giocare su gabbia. Bravo Locatelli, adesso la Juventus in superiorità numerica in ripartenza. Cuadrado a destra, Cuadrado! Se la mette a rimorchio siamo in tre smarcati. Invece che tirare, se la mette a rimorchio siamo in tre smarcati. Se la mette a rimorchio è gol a porta vuota. No, DAZN. Juan, per Vlahovic, il velo di Vlahovic, Milik in area, Milik! Bravi! Bravi! Luca ancora non lo sa, ma questo sarà l'unico tiro in porta della Juventus in tutta la partita. Fuori, parata di Tatarusano, ma grande azione della Juve! E di conseguenza, l'unica grande azione della Juve in tutta la partita. Bel velo di Vlahovic! La recupera Bremer, aggressione alta della Juventus, Kostic sbaglia questa palla, lo mangerei. Ancora Rabiot che sgaloppa, mamma mia che palla di Rabiot per Milik. Danilo da casa sua, fuori anche questa. Questi 14 minuti non vogliono dire niente, nulla vogliono dire, poi ne parliamo poi. Infatti. Non lo so, ribadisco, io sono molto fiducioso di un buon primo tempo tutto e un secondo in cui... credo che la Juve finirà l'energia. Questa è un po' la mia fotografia della partita, ma ve lo dico da prima. Martedì alle 13 video della YouTuber League. Ma guarda, sto abbastanza bene, a parte le gambe distrutte. Oh, in questo momento ho un cerotto su un polpaccio, sul ginocchio e dietro la coscia, di quei cerotti che fanno caldo, perché veramente ieri mi sono distrutto la partita. Abbiamo dato praticamente tutto. Sì, ho visto la partita dell'Inter, non una grandissima Inter, devo dire la verità. Palo del Milan. Dal niente hanno creato questo pericolo incredibile, vediamo. Alessandro lo perde qua, cazzo. Bravo Milik, perfetto Arek. Cuadrado la va a prendere. Cuadrado lo salta, Cuadrado in aria, Cuadrado, ancora Cuadrado. Kostic sul sinistro, Kostic! Dio santo. Dai Filippo. Devi essere più preciso, Filippo. No, Dujan al centrocampista. Ma dove vai? Cazzo, abbiamo regalato una palla al Milan, pericolosissima. Praticamente uno spoiler dal futuro. Non hai ancora visto niente. Vlahovic meglio. Bravo, Rabiot, cazzo. Però vedi, qua è un altro errore di Locatelli, anche questo. Un altro errore di Locatelli in gestione. E ci costa il contropiede, ci costa il cartellino giallo. Kostic gli manca sempre il centesimo per fare un euro. Allora stiamo attenti che già prima l'abbiamo perso sul calcio d'angolo e ci è andata bene col palo. Occhio. Mamma mia. Forse ci siamo un pochino ribloccati già. Locatelli riscatta sta stagione, Loca. Cazzo, meglio! Meglio, Loca, meglio! Mamma mia quanto strappa Leao. Palo. Paolo Di Leao, secondo. Non possiamo concedergliele queste. Possiamo concedergli queste occasioni a questo qua. Cioè, questo ragazzi è troppo forte, non gliele puoi concedere queste. Siamo spenti ragazzi, ci siamo spenti cazzo. Niente, continuiamo a farlo tirare Leao. Continuiamo a dargli la possibilità di tirare Leao. Locatelli, svegliati! Svegliati Loca, svegliati! Stiamo veramente concedendo delle occasioni... Noi.
Sì, ti prego, Kostic. Ti prego, Kostic. Kostic veramente con i passaggi, con i cross. Mamma mia, ancora Tomori. Mamma mia, ancora Tomori. E sì che, cazzo, l'avevamo visto e che sui calci d'angolo dobbiamo tenerli lì. L'avevamo visto e che sui calci d'angolo dobbiamo marcarli con più attenzione. E invece no, e invece no. A un minuto dalla fine del primo tempo dobbiamo cercare di prendere gol lo stesso. Ancora Cuadrado. Cos'è quella roba lì di Cuadrado sul calcio d'angolo? Cos'è quella roba lì di Cuadrado sul calcio d'angolo? È che se non fa gol Tomori fa gol Pobega. Erano in due liberi. Cos'è quella roba lì di Cuadrado sul calcio d'angolo? Cuadrado, se parli ancora ti mandano fuori, eh. Te lo dico, se parli ancora ti buttano fuori. Ragazzi, va bene, era fallo su Cuadrado, non era fallo su Cuadrado, non l'ha fischiato, c'è un calcio d'angolo, marchi. Marchi. Cioè Giroud ha 38 anni, sta facendo una partita di corsa che non si è mai visto. Sì, vabbè, dai ragazzi, regaliamogli. Regaliamogli tutto! Ci facciamo saltare come i birilli! Pensa te che cazzo di gol che abbiamo preso! Ma si può prendere questo gol qui? Ma si può prendere questo gol qui? Gli diamo la palla a noi? Sulla corsa? Noi? Sulla corsa? E poi ci facciamo saltare come i birilli! Noi sulla corsa e ci facciamo saltare come i birilli. Gli abbiamo regalato due gol, eh? Due gol! Due gol gli abbiamo regalato! Sull'angolo non marchiamo e svirgoliamo! Qua gliela diamo noi sulla corsa e ci facciamo saltare come i birilli! Due gol gli abbiamo regalato! Due! Due gli abbiamo regalato! Brava Scapoli contro Ammogliati, eh? Noi che cerchiamo di recuperare questo pallone. Ma cazzo siamo messi? Ma siamo messi con McKennie e Rabiot esterni! Ma che cacchio è sta roba? Con McKennie e Rabiot esterni. Boh. Allora, spegnerei qui. Dopo questa giocata di McKennie spegnerei la televisione. Questa giocata di McKennie non l'ho capita mai. Chi ha visto? Chi lo voleva passare? A Pioli? Figa Bremer. Oh, ma svegliamoci, ragazzi. Oh, ma sono le 7.28, 19.28. La sveglia di solito sono alle 7 la mattina, alle 6. Ma come pensiamo di poter fare qualcosa? Oh, mi sto incazzando, eh! Vabbè, ma figa, ragazzi. Abbiamo una precisione dei passaggi del 12%. Ma come ha fatto a arrivarci questo? Ma era in mezzo a tre dei nostri! E ci è arrivato lui! Ma McKennie, cioè, McKennie ti scongiuro, cioè fammi capire, c'è un attaccante che ti fa la sponda, non la vai a prendere? Cioè, perdonatemi un attimo, Paredes in verticale su Milik che fa la sponda, McKennie sta fermo a guardare? Oh, non hai mica pagato il biglietto, eh? Stai giocando, non sei in tribuna sugli spalti, sei in campo, eh? Puoi far gol, ti prego Ken, ti prego! Sempre e solo Danilo. Sempre e solo Danilo. È la Danilentus. La Danilentus, questa squadra. No, ma cosa mi illudo? Mancano 3 minuti e 30 secondi. Siamo sotto di 2. Di cosa mi illudo? Qua c'è il 3. Szczęsny la para. Dice di no al 3. Sì. È vero, se mercoledì abbiamo. No, se tra Bologna e Maccabi avevamo fatto un piccolo passo in avanti, oggi abbiamo fatto 5 grandi indietro. Te la rubo questa. Finita? Finita sta agonia? Per favore, direttore, basta. Grazie, direttore. Mi hai fatto un favore incredibile. Grazie mille per aver fischiato la fine di questa cosa qua.